15. Allora ci sono 3 margherite e una capricciosa a tavolo 7. Mi raccomando, la 4 stagione fammela ben cotta. Hai capito? Questi sono gli ordini. Non ti dimenticare la farina, i funghi, il prosciutto e poi togliete queste bottiglie che qua non stanno bene. Se la mozzarella non è di bufala non la prendete. E allora Nino, come gli è andata oggi? Una mezza giavica. Vedrai che domani gli andrà meglio. Speriamo. Ciao. Vengo subito. Allora, ci siamo spiegati. Io vado, Raffaele, chiudi tu. Ciao, amore. Come stai? Bene? Sei un po' triste? Ci divertiremo, dai. E beh, io questa volta scommetto che si sposano. Ma certe volte sei proprio antipatico. Vuoi scommettere una bella 100.000 lire? Va bene. È andata? È andata, va bene. I soldi buoni, no falsi? 100.000. 100.000. Come mai sei venuto in pizzeria? Per il telefono mi avevi detto che non venivi. Avevo voglia di vederti, non ti fa piacere? Certo, ma diciamo che avevi voglia di controllarmi. Beh, può anche darsi, ma questo significa che ti amo. Però significa pure che non ti fido. Questa è la storia vera. Già, come quella del nostro matrimonio. È la quinta volta che lo rimandi. Ma tu non hai idea quanti soldi ci vogliono per mettere su una casa. Potevi fare a meno di prendere in gestione la pizzeria. Ma io ci ho preso la pizzeria proprio per fare i soldi. Che ci posso fare se a volte mi va bene, a volte mi va male? Strano, vero? Ma strana che cosa, scusi. Nino, io penso che tu stia cercando delle scuse. Ma quale scusa? Tu mi credi solo se io ti dico, guarda, c'è un'altra donna. Ah, tu c'hai un'altra donna? No, volevo dire che se io non ti dico che ho un'altra donna, tu non mi credi. Tu c'hai un'altra donna? Un'altra donna. Chi è quest'altra donna, Nino? Cavartela così, Ma dai, che tu sei sempre nervoso. Tu hai bisogno di una bella cura di camomilla. Vai su, prima di andare a letto, prenditi una bella camomilla. Va bene, Nino. Buonanotte. Buonanotte. Giura che non mi tradisci. Giura. Quanto è bella la Madonna. Dillo meglio. Quanto è bella la Madonna. Così va bene. Ciao, buonanotte. Ciao. Capisci? Nino! Nino! Chi è?
Nino, so io, non mi riconosci. Fabrizio. Fabrizio Paella. Nino! E che ci fai qui? Oh, pesi, pesi. Che ci fai qui? Che non mi vedi? Sono venuto a trovare. E quando sei arrivato? 3 ore fa, in autostop. Mi sono detto, Fabrizio, anche tu è giusto che c'è un po' di fortuna. Certo. E chi meglio di un tuo amico super fortunato può aiutarti? E chi è questo qua? Ma come chi è? Sei tu, Nino? Ma io non hai aperto un grande ristorante qui a Rimini. Ma guarda che ristorante gratissimo, che non è amici della pizzeria. Sono pagato con le cambiate. Oh, ma guarda, me l'ha scritto qui su una lettera che io ma adesso... Io ti ho scritto una lettera? Ma tu sei matto? E che ti avrei scritto in questa lettera? C'era scritto... Ho aperto un grande ristorante e vieni a trovarmi. Ah, ti ho mandato proprio la partecipazione, ho detto proprio vieni. Ah, ho capito. E dove ti sei prenotato? Io veramente ho telefonato al Grand Hotel, all'Eccelsior e al Royal. Però mi hanno detto, signor Fabrizio, guardi, è tutto pieno, tutto esaurito, posto in piedi. Sì, a Rimini, d'inverno. E questo è perché c'è crisi. Ecco, bravo, io proprio di crisi ti vorrei parlare. Ma senti, Fabi, veniamo al nocciolo, stringiamo. Dove dormi? Ah, io dormo da te. Eppure questo l'ho scritto nella lettera I. Bravo, allora ti ricordi che mi hai scritto? Io l'ho scritto io. Ma dove si fa? Ma guarda che bella casa che c'è. Bella. Nino, ce l'hai un po' di formaggio? No. Ma come, manco un po' di formaggio c'è in questa casa? Sì, ma ti sei mangiato tutto. È rimasto solo lo yogurt per me. Vabbè, portami quello, ma accontenterò, io sono di bocca buona. Nino, non ti devo offendere, ma ti devo dire una cosa. Questo vino sta un po' taceto. Scusa tanto, non lo sapevi che venivi. Altrimenti ti facevo trovare dello champagne. Però ti ho fatto una bella sorpresa, Una sorpresissima. Ma che progetti hai? Innanzitutto voglio fare una bella dormita. Oh, ma anche lì sul divano, non ti devi preoccupare, sai. Lo so, tu sei di bocca buona. Vado a prenderti 2 coperte. No, lascia perdere, non ti preoccupare. Io posso dormire anche per terra. No, non è necessario. Ma che intenzioni hai per il figlio? Beh, innanzitutto vorrei prendere possesso dell'attività che mi ha lasciato mio zio. Che è morto? Chi è? Oh, ma che è morto? È partito. Per dove? Mi pare per la Colombia, ma non sono sicuro. Comunque l'attività è qui a Rimini, Ci ho pure segnato l'indirizzo, casomai domani mi accompagni te. Aspetta, rispondo io, Vado io, tu pensa alle coperte. Pronto, chi parla? Sono io che voglio sapere con chi parlo. No, ho detto prima io, scusi, Sta a sentire, buffone, levati di mezzo, hai capito? Oh, a buffone è chi, a bella? Fabrizio, togliti, Ma io riattacco. È la donna? Bravo, come fate a indovinare? Io sono un mago, non lo sai. Ah, c'ho pure un amico mago. Pronto, Anna? Senti, Nino, ma chi era il telefono? Era un amico. Un amico, Domani ti spiego. Adesso anche le orce fate. Quante donne ci sono lì? Quale donna? Anna! Fabrizio, ma che mi combini? Il letto no, Ma porca miseria! No, Fabrizio, hai messo i cornetti nel forno? Nel forno? Lo sentivo un po' crudo. Io me lo sono mangiato così, era buono. Ah, perché tu sei di bocca pura, no? Andiamo a bere, vai, ci prendiamo un cappuccino. Mi pare che questa agenzia sta parecchio fuori mano,
Sì, è fuori piede, ma quale fuori mano? Sarà sicuramente in un bel centro residenziale. Sarà fantasmagorica, sarà splendida, sarà... Sì, sarà come dici tu, ma mi pare che siamo usciti dalla città. Ma no, dai, vedrai che siamo quasi arrivati. E sei sempre così, però... Eppure ci porterà fortuna. Via, fratelli Cervo, è questa qua. 269. Ehi. E poi? 271. 200... Oh, guarda i numeri invece, guarda i film. 271 277 e il 273 non c'è. Beh, allora, ma può essere che sta sotto terra, può essere che è la centrale atomica. Sì, ci sono i missili. Senti, io non ce la faccio più a pensare a questi numeri. Io sto dando i numeri io, te. Ce la faccio più, ti saluto. Fammi un fischio quando la trovo. Dino, ma che me lasci da solo qui? Vabbè, la cerco io, vabbè. Nino, corri! 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 Che sta? L'ho trovato. Eccolo qua. Miracolo! Che c'è? 273 e 273. Hai fatto scopo, sai? Scherza, scherza. Ma via a vedere. Mamma mia, che bella! Che bella! È stupenda! E questa sarebbe l'azienda da miliardà. Da ricchi! Fabri, ma vaffanculo, mi vanno depositi della monnezza. Oh, ma tu scherzi sempre. Stai a prendere troppa confidenza, eh? Agenzia Acme, l'occhio che ti segue comunque. Oh, ma questa è un'agenzia investigativa, il sogno della vita mia. Aspetta che prendi le chiavi. Oh! C'è bisogno. L'agenzia è aperta. Ma non te la porto. Attento che rompi tutto. Ma dove mi hai portato? L'indagato a comunque mi hai portato. Ma che devo? Henry! Ma sto posto è splendido! Ma guarda, un altro poster di Humphrey Bogart! Oh, guarda che bella macchina da scrivere! Vecchia, ma bellissima, eh! Ma che è un'arma segreta! Però funziona, oh! Funziona? Anino, e basta! Tu sei troppo pessimista! Guarda che sta agenzia può diventare una seria! Può diventare, che ne so, come quella di Magnum P.I. Ma l'hai visto quello? È sempre proprio di donne, bionde! Brune, rosse, è sempre pieno come un uovo. E tu vuoi portare tutte queste donne in questa schifezza? Fabri. Qui te devo dare ragione. Infatti io qui ho fatto un bel ragionamento. Ho pensato. Che hai pensato? Che con un po' di soldi questa la possiamo trasformare, la facciamo diventare una grande agenzia. Ah, ma allora ce l'hai i soldi? Ma no, i miei, i soldi tuoi. Io non c'ho la lira come prima. No, non parliamo proprio di soldi, No, i soldi propri non ne dobbiamo parlare. Perché io quei quattro spiccioli che ho in banca mi devo sposare, sono 4 anni che rimando e non posso rimandare più. E questo no, quei soldi, no. C'hai ragione Nino, mi sono sbagliato. La lontananza ti ha fatto perdere le cose che ci avevamo un tempo. La solidarietà, l'amicizia, la fratellanza. No, io sarò uno straccione, ma non ho mai trattato a calci nel sedere chi è più straccione di me, come fai te. Anzi, ti voglio dire una cosa, lasciamela dire per favore, Se io ci avessi un pezzo di pane, lo spezzerei in due e la parte più grossa la darei al mio amico. Comunque non ti preoccupare, Nino. Ciao. Fabri! Fabri, ti aiuto! E allora dillo prima, no? E io me ne sto a mandare. Abbiamo una sedia e mettiamo... Un morto! Ma da morte ti va morto? Un morto che parla. Ma guarda senza. Cioè, ma che state dando di lui? Io stavo dormendo, che è morto. Buonanotte. Ma c'è chi? Ma che ne so? Ma chi sei? Come chi sono? Sono il fattorino di questa specie di agenzia. Fattorino? Fattorino. E che stai a fare qua? Come che sto a fare? Sto aspettando il ciccione, diciamo, come te, un po' più grande però. Che ha detto, aspetti qua, poi vengo, sono un mese e mezzo.
che non vedi. Ah, guarda, quello è mio zio, ma se quello è venuto e tu non c'eri, sei spostato. C'ero, qualche volta mi spostavo. Beh, ma comunque, che l'aspetti a fare? Aspetta a fare? Devo avere i soldi. Tu devi avere i soldi? No, devo avere 900.000 lire. E qual è il problema? Ma tu mi porti qua a togliere i debiti a tuo zio, non ho capito. Ma io, ma chi lo conosce? Tu mi conosci. Non vi conoscete? Perché mi conosci? No, conosco quell'altro sicuro. Devi avere 900.000, sì. Dai 900.000 lire. Dammi 900.000 lire. Cioè, questo momento è ben calmo e calmo, Facciamo una cosa. Ma tu sei napoletano? Pure tu? Io così. Io sono di... Tu dove sei tu? Vicino a Napoli. Io sono di Casoli. Arzano. Ma che è sto Casoli, Arzano? Ma che è stato a dire? Napoli, un quartiere di Napoli. Siamo con paesani. Garbatella. Puzza via, Garbatella. Detta anche Garbante. Puzza via, Garbatella. Vabbè, comunque ragazzi, bisogna vedere cosa dobbiamo fare, no? Sì. Comunque, secondo voi, quanto può valere questa cosa? L'agenzia? Occhio e croce, 1 miliardo. Ehi, che miliardo? 1 miliardo è proprio assai. Ma io direi al massimo, proprio, 5.100.000. No, questo è pochissimo. È pochissimo. Facciamo una via di mezzo, 5.400.000. Cioè, per arrotondare, no? Per arrotondare. Allora, facciamo una cosa. Lui deve avere 900.000 lire. Deve avere queste 900.000 lire. O non li deve avere? No, li deve avere. Li deve avere. Allora, noi facciamo una cosa. Facciamo 1.800.000 tu, 1.800.000 io e 1.800.000 lui. 5.400. Perché se facciamo la divisione di 5.400 risulta così, no? Allora, il 1.800.000 tu... Non ce l'ho, cacci te. Lo caccio io. E sono 3.600.000. Il 1.800.000 lire tu lo devi cacciare tu. Io? No, io devo avere... 900.000, che cacci? No, ha ragione però, dobbiamo fare 18 meno 900, rimangono 900. Ci devi dare 900.000, dai. Allora, sbrigati, tira fuori 900.000 lire. Non si trova. Ma... Non mi trovo. Ma che leggi? Ci stanno un sacco di cose da fare qui. Ma la posso dire una cosa? No, ho capito. Piano, questa è la mia televisione. Bella, l'ho portata da casa. Ah, bravo, bene. State attenti, già mi avete rotto. Cercate di non rompere anche questo. Vado a mettere là, Ma che fai? Ma stai fermo? Oh, sto fluendo. Ma che tu sei il segretario? Mettiti seduto là. Seduto là? Tu sei il segretario, adesso ti spiego delle piccole cose. Segui bene. Qui abbiamo due linee telefoniche. Quando squilla questa linea, tu rispondi in questa maniera. Pronto? Qui agenzia Acme. Ah, un attimo che le passo il capo. Che saresti... Cioè, tu il capo? È certo che sono io il capo. Quando squilla questa, e fai attenzione, questa è una linea segreta, tu rispondi così. Allo? Ya, qui è l'agenzia Acme. Una mamonte che le passa le cap. È ok? Non è ok niente. Ok, niente, perché se non si parlano tutte queste bollette, questo e questo, non parleranno mai, non parleranno mai, sti propagandi. E come si fa a pagare queste bollette? È semplice, vai alla posta e paga. E va alla posta? Ma ballo, vado tu. Mino! E voi? C'ho un grosso problema. Che c'è? Vedi i telefoni? Sì. E se non si pagano lo squillano. Ci sto io, no? E io che ci sto? La fratellanza, l'amicizia. Il chilo di pane, la mia metà, la tua metà, la lettera. Nella lettera non te l'ho scritto questo. Cioè pago io, tu qui non devi avere problemi. Va bene, grazie. Oh, ma hai visto, capito, che c'ho? Ma sono commosso, guarda la lacrima.
Pure i telefoni mi paga questo. Ma non è che mi sto a approfittare? Eh beh, non sei contento. Ti va tutto l'ultimo. Senti di essere contento. Nino, c'è un bagno solo dentro sta casa, eppure piccolo. Fabrizio? Fabrizio? Il caffè è pronto! E bevilo, come va? Sei uno stronzo! Accidenti a te! Vai, vai! E vai, gli amore! Ma che stai sparando? Non quando... Vai! Amico, pochi più. Ma che poco più? Te devi stare attento. Andiamo ai grandi successi dell'agenzia ABCD. Ma che ABCD? Acme. Lasciatemi. Salute. Salute. Io ti fare una telefonata. Se no dobbiamo richiudere l'agenzia un'altra volta. Anna? Anna, sono io, ti dovrei parlare. Vado in pizzeria. Anna. Vado in pizzeria. Non ti preoccupare, l'agenzia è in buone mani. Avanti, parla, ma cerca di essere molto convincente questa volta. Un boccetto per sciogliere il ghiaccio? Non mi serve, grazie, ho il fuoco nelle vene. Non insisto. E allora? Allora, è tutto molto semplice. Sono andata a casa, sotto casa chi mi trovo? Una ragazza. Ma quale ragazza? Pensi sempre alla stessa cosa. Fabrizio Paiella. E chi è Fabrizio Paiella? Già, tu non lo conosci. È un mio amico di vecchia data. Lui dice che io gli ho scritto una lettera per farlo venire. Questo onestamente non me lo ricordo. Però lo trovo là, sotto casa. Non c'ha una lira, c'ha fame, non sa dove andare a dormire. Me lo porta a casa, no? E le donne? Ma sempre con questa storia delle donne. Ti giuro, stavamo solo io e lui. Sei un bugiardo, Nino, non ti credo. Ah, allora andiamo a casa. Andiamo a casa, andiamo a vedere, andiamo a casa mia. Guarda, stai attento, perché se lo dici un'altra volta io vengo. No, 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 io voglio che tu vieni. Io voglio che tu vieni, così finisci questa storia. Lui vuole che andate a casa sua e andate, ite. Ma che te ne porta a te? Ma fatti che hai fatto tu. È il solito vecchio trucco. Tu mi sfidi a scoprire le carte sperando che io non lo faccia, vero? Beh, questa volta ti è andata male, perché io vedo Mr. Bluff. Ah, invece mi è andata bene perché io questo voglio. Però se non c'è nessuna ragazza, dobbiamo finirlo con questa storia. Andiamo. Però se non ci sta nessuna ragazza, poi non mi dirompere più, No, se c'è, mi lascia e te ne vai. Fino a 200, pollastro. Fino a 200.
è questi aracci? Sai che mi stavo osservando. Toccato. Me ne fate tre chili. E che succede? Me ne sono saltato. E questo è mio. Allora. Mettetelo, che sennò poi non la finiamo più, eh? No, stavano... Sono saltati da questo un'altra volta. Dunque, me ne fate tre chili? No, pagate adesso, subito. No, mettiamo su sul conto. Se non pagate quel conto vecchio non vi posso dare niente, sono 1.365.000 lire. Ah, quel dettaglio. Chiamatelo dettaglio. È un dettaglio, che significa? E poi mo abbiamo riaperto l'agenzia. Sta andando tutto bene. Anzi, se avete bisogno di qualche cosa a disposizione. Vi ringrazio. Venite là, ma... Se voi avete bisogno di qualcosa dovete prima pagare. Questi sono arancini? Sì, sono frittelle. Signore, venga. Sono buone, eh? Buone. Fai una volta, questi qua, fatemelo mezzo quintale. Te l'ingarto. Ecco. Entra, entra. Vuoi vedere in cucina o in camera da letto? Vuoi vedere sotto al letto? Mi basta il bagno, Nino. Uè Nino, hai visto di là che sto preso? Ho vista. E che ne sai tu? Ma come che ne so? L'ho portata io. L'hai portata tu? Imbecille, io ti sfonando! Ma che ti sei impazzito? Quella è la nostra prima cliente e tu mi tratti così. Cosa? Viva Italia! Viva Italia! Ma non sa dire altro questo. Oh, ma che figura. Sioni Nino. Come hai capito, Nino, Sioni non sa una parola d'italiano. Ma sai come l'ho trovata? Sui scalini di una chiesa che piangeva disperata che hanno rapito la figlia, poverina. E così mi sono detto, perché non gli diamo una mano a cercare sta santa bambina? E l'ho portata qua. Idea formidabile, sapessi Anna come era felice. Ah, perché hai conosciuto pure Anna? Sì, mi ha dato uno schiaffone e qua mi stava tagliando la testa. Sei arrabbiata? Ma non ti preoccupare, Nino, le donne sono tutte così. Prima si arrabbiano e poi fanno subito pace. Sì, sì, può darsi, però questa sloggia, eh. E dove vorresti portarla? Dai carabinieri, no? Così l'aiutano a trovare la bambina. Ok, io non mi prendo responsabilità. Però se fossi in te io non lo farei. E perché? È una clandestina, è entrata in Italia clandestinamente. Ma posso dirti una cosa? Ma come fai a sapere tutte queste cose se lei a stento riesce a dire viva l'Italia? Viva Italia! Ah, Nino, ma lo sai dove sono io? È di Roma. E allora? A Roma siamo abituati a parlare con tutti, pure con l'arabi, facendo i gesti. Sì, sì, ma adesso che facciamo? Adesso la teniamo qua e l'aiutiamo a trovare la bambina. Ma non esiste proprio. Non bastano i guai che già mi ha fatto. C'ho un'idea. La portiamo in agenzia e se ne occupa Luigi di lei. Ma perché dovremmo farlo? Dimmi almeno una ragione e poi non ne discuto più. Mi sono innamorato di lei. Madonna mia. Viva Italia! Viva l'Italia un cazzo! Fabrizio, 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 sbrigati, sbrigati, scendi, sbrigati, vestiti! Ma che vuoi? E scendi che è successa una cosa grave! Fabrizio, ma si può sapere che è successo? È successa una cosa gravissima a Nino! Che è successo? Si è suicidato! Oh, e non ci è riuscito, scommetto! E te lo credo perché sono intervenuto io, ho salvato, ma è gravissimo, sta sulla spiaggia! Oddio, ma... Fabrizio, stai dicendo la verità? Oh, ma che te pare che io vado a girare questo di stronzate? Dai, sbrigati! Dov'è? Dov'è? Eccolo! Speriamo di aver fatto in tempo! Guardalo! È già cadavere! Nino! Nino! Amico mio! Nino! Nino, amore! Ma che hai fatto, Nino? Come che ha fatto? Si è avvelenato con i barbiturici, con questo! Ma perché l'ha fatto? Perché? Per colpa tua, perché tu non lo vuoi più sentire al telefono, ti nascondi, non lo vuoi più vedere, ecco perché, questo amico mio. Ma perché qui, questo posto, Nino, no? Perché questo è il posto sotto la luna dove lui ti ha giurato amore, dove lui ti voleva baciare la prima volta e tu l'hai schiaffeggiato, tu. No, Nino, non lasciarmi, ti prego. Sì, ti devi lasciare, così tu soffrirai tutta la vita. Muori, muori! No, Nino, muori. No. Sì, muori! Ma vattene! 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 Lascialo pure in pace, va!
vattene! Nino, amore, vuoi che me ne vada? Ah, sì, no, sì! No, vattene! Io? Vattene! Ah, dopo tutto quello che ho fatto me lo andai io? Sì. Ah, volevi avere altre che caramelle mie, pure questo? Caramelle? No. Ma quali caramelle? No, è la liquirizia. Liquirizia? Hai barbiturici? No, guarda, e tu mi volevi far credere che ti stai suicidando con i barbiturici? Nino, tu non mi vuoi bene, tu mi imbrogli! Basta, io con te ho chiuso! Guarda, non volevo... Siete due buffoni! Ma al diavolo tutti, Anna, e due! Anna! 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 Oh, mazza, scusa, ma valla... Scusa, ti posso dire una cosa sola? Posso dire? Sì. Vaffanculo! Io? Ecco, io, sempre... No, io ci rinuncio. Questo non capisce niente. Mi vuoi spiegare come hai fatto a parlarci? Devi avere pazienza. Prima o poi qualche cosa capirai. Sì, ma prima però vado al manicomio. Mi sto esaurendo. Ragazzi, oh, pensate di fare un po' caffè. Bravo, hai fatto bene, ecco. Torniamo alla lavoro. Adesso parlaci tu. Oh, ce l'ho con te. Parlaci tu. Cosa gli devo dire? Che ne so. Fagli dire qualcosa inerente alla bambina. Sioni, adesso ascoltami attentamente. Ora parliamo di banditi. Banditi. E che l'hai questo? E vedi che ha capito, la pistola, i banditi, no? Aspetta. Tu devi dire a me... Come erano fatti questi banditi? Descrivi a me le facce. Facce. Sioni, fammi identi... Come si dice kit? Kit. L'identikit. Identikit. 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 Brava! Hai visto che ha capito? Ma che ci vuoi? Brava. Chi ha detto? E ci che pa che ci che pa e che ci che ci pa da. E che ha detto? E che ne so, parlasse inglese almeno. Perché tu parli inglese? Io no, però almeno sapevo come parlava lei. Ma ti posso dire una cosa? Ma vaffanculo, fammi parlare a me, va. Senti, concentri, così. Devi dire com'erano. Com'erano? Erano alti, bassi, belli, belli. Guarda me, guarda me. Eh? O brutti come lui? Grassi? O magri? Com'erano? Micci che picci che piccica. Micci che piccica. E che è? Che? Ma che? Ah, è un ballo filippino! Era un ballerino filippino! Ma che? È questo qui, il bandito! Ma questo è somiglia a Gambrelli. Dammi. Lui! È lui, gamba di legno. Hai visto gamba di legno? Bene. Allora vuol dire che uno era zoppo. Allora un indizio ce l'abbiamo. Allora vieni qua, vieni qua, vieni qua. Concentrati. Siediti, concentrati. Adesso un indizio ce l'abbiamo, eh? Adesso pensaci. Pensaci bene, sforzati. La casa. 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 Oh, ma che fai, ti? Che era zoppo, ti? Dai, dici. I cicapac, cipa, cicicica. Cic ciac cip. Un serpente! Serpente. Prendi carta e penna, prendi carta e penna, forza! Forza! Concentrati bene. Vai, vai. Un cerchio. Due cerchi. Tre cerchi. Ma chi è questo? Boh. Che stai facendo? Ah, questa è una locomotiva. Una locomotiva? E allora dobbiamo andare alla stazione. No, questa somiglia a una vecchia locomotiva del parco Giove. Chi si azzecca la stazione? Ciu, 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 ciu. Il parco Giove. E che c'è la locomotiva al parco Giove? Arrivini, c'è. E là andiamo al parco Giove. Andiamo, no? Dai. Andiamo. Andiamo. Cappotto. Cappotto. Tu rimani qui, non ti muovi, sta attento ai telefoni. Io l'avevo capito, lei la disegnava male, ma l'ho capito. E l'avevi capito solamente tu.
tu la devi finire con la mania di sentirti magnumpiare. Sì, lo dici te. Mi mancano solo i baffi a me. Scusate, perché? Oh. Lo zoppo! Lo zoppo, capito? Lo zoppo, ho capito pure questo. Ah, quello è? Andiamo, andiamo, la posso riconoscere. A me nessuno. Come nessuno? Nessuno, io la prima volta che guido la macchina. Non ci ho mai avuto la patente. Non c'ho avuto la patente. Ferma! Ma io ti strada! Passa di qua! Passa di qua! Mannaggia, mi chi da viva! Passa! Madonna, che succede? Aspetta, fai passare! Non hai la patente! Non hai la patente! Non hai la patente! Non dai la patente a chi tu si può mettere di portare la macchina? E tu mi hai detto di portare la macchina? Io t'ho detto. È un buon che non tiene la patente. Tu mi fai venire infarto. Infarto, ma mannatemi chi ti ha visto. Mamma mia bella. Madonna mia. Nella sala al quarto piano. Quarto piano.
al solito avete agito di testa vostra. Avete fatto una fesseria. Io non so più con quali metodi vi devo convincere che gli ordini vanno eseguiti alla lettera. Dovevate usare il solito sistema, farla tacere per sempre. E invece mi avete fatto questa bella sorpresa. Avete lasciata libera quella cretina. Adesso quella donna gira libera per la città. Le donne hanno la cattiva abitudine di chiacchierare. Chiacchierare. E se quella cinese va a rompere la minchia a qualche poliziotto, noi ci troviamo dietro il culo un mucchio di piedi piatti. Mi sono spiegato? E allora sapete che succede? Succede che io taglio le palle a tutti voi. Ci faccio tanti pacchetti e li spedisco alle vostre rispettabili signore. Perché si ricordino dei giorni felici che non torneranno più. Ho reso l'idea. Ho detto, ho reso l'idea. Sì. Perfettamente. Trovate quella donna e fatela fuori. Vi do 24 ore di tempo. Seguite me, andate a fare il vostro lavoro. Capo, va a riposare? Mi resto e scendo. Vabbè. Oh, adesso che facciamo? Aspetta, tempo automatico. Io vado giù e lo blocco. Tu devi entrare nella camera del boss. Io? E perché? Potrebbe esserci il bambino, no? Ma come faccio? Pensaci. Tu hai mai pensato? No. Pensaci adesso. Ah. I ciriddi sono un tesoro. Non hanno prezzo. Ah, ma lei parla italiano? Io sono italiano. Scusi, ma lei non è quel famoso attore americano? No. Come si chiama? No, io sono italo-americano. Americano? E ce ne costa lacrime st'America quando è napoletana. Ah, tu sei napoletano. Mia madre era napoletana. Pure mamma. Non è che siamo parenti. Le posso offrire qualcosa? Agosti vado ai Brigid, tazze, caffè, parite. La conoscete questa canzone? Ma tu a qua appartieni? Che fai a Rimini? Lavori qui? No, veramente sono venuto qui per trovare un mio amico. Che dovrebbe scendere. Non è sceso ancora. Nel frattempo ho visto lei. L'ho preso per quell'attore americano. Ah, ah, ah. Non è lei, vero? Ah, ah, ah. Mi dica la verità, non è lei. La cipolla, cioè è proprio indispensabile. Per il ragù ci vuole la cipolla, non c'è niente da fare. Anche se a me onestamente la cipolla non mi piace, ma ci vuole per forza. A Picciotto, lo sappiamo, nel ragù ci vuole la cipolla soffritta. Ah, come dice lei, che non mi veniva. Soffritta ci vuole. Poi c'è una bella tiana, sarebbe la pendola, piena d'acqua, e si mettono un bel chilo di spaghetti dentro. Ora basta, Picciotto, è sgarrato. Ci vogliono i maccheroni. E questo stavo dicendo io, cioè proprio questo, i maccheroni. Ma qui c'è niente, ma qui non c'è nessuno. Bambina?
Bambina? Bambina? Beh, quando sei nascosta? Qua non c'è. Bambina? Pronto? Portate la merce alla vecchia darsena. No, guarda, ha sbagliato. Darsena? Merci? Oddio. Sono vergine. Eh sì, sì, picciotto, la siciliana, la napoletana. Però ricordati che il proverbio dice che chi non ha mai fatto all'amore con una cubana non sa cosa significa fare all'amore. E te lo dice uno che qualche cubana se l'è fatta. Voi, picciotte di buona famiglia, fate vita tranquilla. Ed è difficile che proviate qualche emozione forte, ma se ti capita una cubana... Beh, io me ne vado. Adesso proprio devo proprio andare. Ma come? Avevi detto che aspettavi un amico. Sì, l'aspettavo, ma non è venuto, quindi è uno scostumato. Vuol dire che gli telefonerò, ma devo andare. Vedi tu, picciotto, io ti auguro tanta buona fortuna. Grazie, arrivederci. Ho beccato una telefonata diretta al grande capo. Oh, ma come va? C'hai ragione, ho beccato una telefonata diretta al grande capo. Beh, che diceva? Diceva che portano la merce. La merce? Quale merce? E che ne so? Armi, droga. E dove? Ah, la vecchia darsena. Beh, andiamo allora, no? Oh, ma che così? Perché non stai bene così? No. Non ti piace? No. Sta così bello, ma che scherzi? Dici davvero? Non sei mai stato così. Allora, andiamo. Pronto, agenzia H, vai. No! No, tu. Sì, sì, dite, sì. Sì? No! Non voi, cioè, diciamo sia voi. No! No, cioè, sia, pronto. D'accordo. Prego. Ma che tipo strano? Allora, questa è la vecchia darsena. Sono quasi le 4, ma qui ancora non si vede nessuno. Mica uno deve essere per forza puntuale. Speriamo. Ma sono le 4. Arriva una barca, oh! Mi sa che sono loro. Come sta a barcaccia? Maiaio. Ma che scaricano? Che sto poi va? Ma che traffici fanno questi, oh? Boh, saranno armi. E può essere pure che è droga. Ma... Per il momento sono questi, quando ne abbiamo degli altri vi chiamiamo. Io vado con lui. Sta andando via, eh? Seguiamoli, dai. Questo vestito, mi sono calato pure i pantaloni, sei proprio ridicolo. Oh, ma prima ti piaceva tanto. Prima? Adesso mi fai schifo. Muoviti. Ma guarda questo com'è buono. Ti cambi in macchina, muoviti. Ah.
Salve. Qui, ciao. Come sta? Non c'è mai. Ma cosa hai fatto? Sei venuto alla TT e poi sei scomparso. Mi hai fatto accomodare a te. Ma vabbè, sarà successo, il telefono, cosa? A proposito, ma cosa... cosa voleva? Io ho perso mio fratello. Ah, mi dispiace, il condoglianza. No, quale condoglianza? Io l'ho perso nel senso che si è smarrito. Sono 15 giorni che non possiamo trovarlo. Ah, allora fa... Cioè, ce lo vediamo noi. Noi abbiamo l'agenzia. Appunto, ero venuto da voi, no? Non può, ma tu... Diciamo, questo è tuo? No, io qua lavoro. Ah, ce lavoro? Sì. Sei pure... Sposato? Sì, sono sposato, ho due figli e poi c'è questo mio fratello che non troviamo da 15 giorni che stava con noi. Viveva con te? Sì, viveva con noi. Ma forse è meglio che se ne andava. Ma che viveva a fare con te? Cioè, che diciamo, viveva con te, ti portava spese. Ma quello è mio fratello. Sì, ha portato spese, là ci sta. Forse è meglio così. Anzi, se tu ritrovi, porta la spesa da ora, sì? Porta la spesa, quindi ti rimangi i soldi. Ma chi ha parlato? Zitto! Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aspettare che si fa sera, no? E perché? Perché sennò ci vedrebbero. Noi dobbiamo andare là dentro, dobbiamo scoprire cosa c'è. E allora che facciamo? Allora facciamo una cosa, tu aspetti qua, io accompagno Sione in agenzia. E che rimango qui da solo? No, ci sta anche lo sciancato che ti fa accompagnare. Meno male. Mo ti cieco due. Ha detto lui che c'era uno sciancato? Uno sciancato. Ma se quello asciuga e spezza una gamba, quella sana. No, non devi stare così. Non ti preoccupare che tutto andrà bene, Tu devi mangiare qualcosa, sennò vedi. Su. Mo ci penso io, mo ti insegno come si mangia, guarda. Sì, esiste. Uno qua. E una troppa, vedi? Così. Facile, guarda. Su, vieni. È semplice. E dai. Ah, mangi tutto quanto, che io. Non fare così. Tu e uno. No, ti attaccare, ti prego, dai. Sì, dai. Ah, e non rattaccare, Anna. Ma se me ne dai il tempo ti spiegherò tutto. Ma non la conosco proprio, questa Filippina. È stata Fabrizia a portarmela a casa. Ma dai, che è una povera disgraziata, gli hanno rubato il figlio. Ma non possiamo andare alla polizia. Ti spiegherò anche questo, va bene? Ma adesso fammi andare perché vado di fretta. Va bene, ti richiamo. Gioni, tutto bene? Sta calma, Sei nelle mani di Luigi. Mi raccomando, Non la perdere di vista neanche un secondo, E non aprire la porta a nessuno. Niente paura, pensa a tutto io. È questo che mi preoccupa. Stai tranquillo, buona fortuna. Sicuro? Ecco qua, vedi, Sioni, pure lì. Novità? Nessuna. La baracca è tutto tranquillo, anzi mi sa che lo sciancato si è pure addormentato perché lo sentivo russa. Bene, allora andiamo a dare un'occhiata, vai. Ma come adesso? Mi sono appena svegliato. No, ma facciamo prima colazione.
Vedi se dorme. Dorme. Ma quella è una bambina. Com'è carina. Vieni con me, dai. Fa vedere. È proprio lei, è la filippina uguale. È la figlia di Sioni. Bravo, bravo, non piangi, dai. Andiamo, dai. Buona, buona. Pensa come sarà contenta Sioni, mi bacia. Dammi il bambino a me, da. Ma cara, lascia metterla così. Ah, fa una cosa, vai in agenzia, prendi Azione alla porta e qua, va bene? Poi vai in farmacia, prendi due pannolini, insomma, due biscotti, tutto ciò che serve al bambino, va bene? Ma che gli serve a un bambino? Vabbè, fa una cosa, diglielo a Luigi. Ma che Luigi c'ha avuto un figlio? Ma insomma, ma li sei sempre stronzato tu. Vai, ah! Prende la macchina. Ma quale macchina? A piedi devi andare. È vero, non ci va a potere. La macchina. Ma dovevo prendere questa patente? Al bagno. Sioni! Sioni! Aspetta, che Sioni? No, sì, è andata al bagno. Però io ho visto che non ne scendeva più, sono andato io pure al bagno. Insieme? No, insieme, solo io. E ho bussato, ho detto Sioni, Sioni, no. Visto che non rispondeva nessuno, ha aperto la porta. Ma lei, diciamo, non c'era. Era scappata per la finestra. Come è scappata? Perché è scappata? Non lo so, può essere che conosce qualche nascondito, oppure per trovare già la bambina. Senti Luigi, io ti ho lasciato Sioni in mano, cioè la mia vita in mano a te, e tu te la sei fatta scappare. Io ti strangolo. Ma a proposito, la bambina l'avete ritrovata? Per fortuna la bambina ce l'abbiamo noi in mano. Ah, ci siete riusciti? Allora siamo forti. Ma che siamo forti? Mettete giù, va. Anzi, andiamocene che noi ci aspetta. Allora. Anna! Ma si può sapere che fine hai fatto? Aspettavo una tua chiamata, una spiegazione. Raffi in pizzeria non sa se chiamare l'obitorio, il pronto soccorso. Hai ragione. Mi sono dimenticato di avvisarli. Avvisarli di che cosa? Di quello che è successo. Perché? Che cosa è successo? Ecco. E quella che cos'è? Chi è? È una bambina, no? Sì, lo vedo che è una bambina. È carina, eh? Immagino che sia la figlia della filippina che stava nella doccia, vero? Bravo, è questo che volevo spiegare. Mi prendi anche in giro? No, io volevo spiegarti. Senti, che... non azzardarti a chiamarmi mai più, perché giuro che chiamo la polizia. Ma... e tra me e te è finita, ma... basta! Ma la parola? Cioè, uno c'ha il diritto di dire... una parola... ci voleva pure la bambina! Nino, che è successo? Ho visto Anna come un razzo per le scale. Vedi, vedi, cavallino, vedi. Hai verificato? Ti piace, ce l'hai detto? Ho visto la bambina. Aveva già conosciuto la madre e si crede che sono il padre. Vedi, vedi, cavalletto, vedi. Vedi, vedi. Ma Sione, non l'avete portata? Sione è scappata. È scappata? Sì. O vedi questo, se io non trovo Sione, te lo strozzo! A chi? Quella è andata alla bagna e poi non è necessario. Bobby, mordilo. E io che dovrei dire? Che da quando sei arrivato mi hai rovinato la famiglia. Ma che, ti sei sposato? No. Ah. Ma dovevo. Cioè, eccomi. Chi è? Sono io, Anna, apri. Sta
sono Nino. Nino, vattene, io e te non abbiamo più niente da dire. Vai. Non è vero. Allora perché quando sono caduto giù ti sei spaventata? Avrei fatto lo stesso per il mio gatto. Vabbè. Miau! Fuori, vattene e torna da quella giapponese. Non era una giapponese ed è una filippina. E poi lei se l'è squagliata. E tu qua vieni a cercarla? Io sono venuto a cercare te. La notte non dormo. Sciocchezza, io dormo benissimo. Che gocce prendi? Fuori. No, Anna, fuori. Anna, basta. Dai, facciamo le persone serie. Io non sto facendo altro che andare una ragazza a trovare il figlio. Non ci credo. Non mi credi? Te lo giuro. Quando è vera la parola. Non ci credo. Non credo alla Madonna. Ma non ci sta a chiudere di giù, eh? Senti, vai al diavolo. Lasciami in pace. Basta. Che vuoi ancora? C'è un fiammifero. Vattene al diavolo. No, Nino, non puoi star così, eh. Basta. Io così non me ti ricordo. No, Nino, scusa, non ti offende, ma io così non te so vedere. Anna ti sta rovinando. Oh, ma io mi ricordo i bei tempi, quando andavamo in vacanza insieme. Ma quante ne abbiamo fatte, oh? Quante ne abbiamo combinate? Piano. Stanna di sta traviando. Qui tu c'hai bisogno di parlare, c'hai bisogno di confidarti, c'è qualcosa qui dentro che devi dire a fuori, Nino. E qui subentro io, l'amico. A che serve gli amici? A che cosa serve? Tieni là. Servono a far stare tranquillo il proprio amico. E credo che tu, secondo me, devi parlare. Parliamo di questa situazione. Parliamone. Hai ragione, a volte uno deve sfogarsi, deve dire qualcosa. Ma sai, non puoi capire. Cioè, quando uno si innamora, si innamora. L'amore è una cosa seria. Non ci si può scherzare con l'amore. L'amore fa parte dei sentimenti. Io sono molto sensibile a questo. Lei è gelosissima, sì, è vero, però io la amo. Pensassi, quando l'ho incontrata, che ho provato, guarda. È una scena che non dimenticherò mai. Sono arrivata qui a Rimini e lavoravo in un bar. Vendevo gelati. Mi ricordo che è venuta lei, ho visto questi occhi come il mare, c'aveva il mare dentro agli occhi. Sai, noi poi del sud amiamo molto il mare. Ho detto, signorina, cosa prende? Lei ha detto, un gelato a fragola. Penso un po', proprio la fragola non ce l'avevo. Sai cosa ho fatto? Sono andato in un altro bar a comprare la fragola e gliel'ho portata. Così... Parliamone. Buonanotte. Pronto, Anna? Ah, chi è? Sì, sto ascoltando. Ma chi è? Il boss. Sì, ma... Ma lo scambio deve avvenire nella nostra agenzia. Sì, solo a questa condizione. Se no non se ne fa niente. Come vuoi tu. Per noi è indifferente. Conosco l'indirizzo. Sappiamo tutto di voi. E ricordate... Niente scherzi. Se provate ad avvertire la polizia, vi riconsegneremo la ragazza in due pacchi separati.
Nino, come sta, signore? Come sta, signore? Sta bene, calma. Sta nelle loro mani. Vogliono fare lo scambio con la bambina. Questa sera stessa nel nostro ufficio alle 4. Tu ti permetti, noi lo scambio con quello che ci scambio. Io non permetto niente. Io sto cercando solamente di prendere tempo. Loro conoscono tutto di noi. Il nostro indirizzo, conoscono i numeri telefonici. Quindi è un casino. Ma chi gli ha detti? Il signore avrà parlato. Penso proprio di sì. Comunque lo scambio è solo un trucco. Siamo dei testimoni troppo scomodi. Prenderanno la bambina e ci faranno fuori tutti. A chi? A voi? Ma stai zitto, Dio! Io lo so. E allora che dobbiamo fare? Non lo so. Ci penserò. Tu, Luigi, intanto prendi la bambina e portala dalla signora di fronte. Ma chi è? Ma io chi? Buongiorno. Ma chi sei? Sono il Grimbettai, vi ho portato la bambina. Quale bambina? Ma che vuoi? Oh, non voglio dire, abbiamo parlato con vostra madre, ha detto... Dai, la potevi dare a lei, che vuoi da me? Niente, per tenere un po'. Ma che mi tengo? Io c'ho da fare, vedi che sto studiando, domani c'ho un esame. Vabbè, comunque... Vabbè, detto... ma chi sei tu? Chi è questa bambina? È nostra. Nostra di chi? Ma non nostra di nostra, è nostra amica. È tua figlia? Non è mia figlia, non sono nemmeno sposata. È una bambina che mo deve stare un po' qua. No, io non la voglio, ma che vuoi da me? Dai, dietro un po', dai, su. Sa pure. E che adesso si deve cambiare, corre, prende freddo, va. Poi tra tutti i giorni la veniamo a prendere, che ne so, deve stare qua, va. Ciao. Oh, ehi! Questi boss ti tardano sempre. Ma. Non ci sono, e me ne va. Ma no, non si vede nessuno ancora. Non ti preoccupare, resta di qua. Se no di qualcosa ci dia, va bene? E vai! Hai sistemato le carte? Sì. L'ho messa qui una nella plafoniera, una lì dietro i libri e una dietro la porta. Ma posso fare una domanda? Dimmi. Ma siamo sicuri che funziona? Allora non ne capite proprio niente. È solamente uno scherzo. È un trucco per farli mettere paura. Se loro abboccano a questo trucco, vuol dire che siamo salvi. Ho capito allora. In questo trucco io che devo fare? Non devi fare perfettamente niente. Devi stare qua. Quando arrivo non mi metto a parlare con loro. Quando ti chiamo, tu devi muovere questi due pulsanti. Oh, questo... che fai? Esplode tutto. E se non esplodi? Facciamo una figura in merda e moriamo tutto. E allora è meglio che esplodi? Credo proprio di sì. Stanno arrivando, stanno... Oddio, Nino, io ho paura. Quale paura? Incrociamo le dita, forza. Ma io faccio le corna, mi fido di più. Vai qui sopra. Ho occupato. Forza, scendi. Dai. Oh, e che spingi a fare? Che spingi a fare? Cioè, puoi dire pure prego, a cosa? Ma se stavo stesso. E poi io stavo sopra nel bagno. Io stavo andando nel bagno. Poi se mi faccio sotto, è colpa tua. Tutto a posto. Addio, Vecciotto. Ti preferivo nell'altra versione. Guarda un po', tu invece mi fai schifo in tutte le versioni. Questione di gusti. Non vedo la bambina. Io non vedo la madre.
Ho detto, resta dove sei. Allora, eroe, dov'è la bambina? È al sicuro, non ti preoccupare. Molto lontano da qui. Ah, miserabile imbecille. Ammazzalo. Se fossi in te non lo farei. Vedi questa stanza? È minata. Basta un solo tocco di quell'aggeggio e saltiamo tutti in aria. Faglielo vedere, Fabrizia. È una miserabile balla. È una balla? Prevedevo che l'avresti detto. Fabrizia, faglielo vedere un attimo, fagli. Saltiamo un po' tutti in aria, saltiamo. Becca di questo. Ma che fai? Per l'altro, prendi l'altro. Che cazzo fai? Ma che significa? Delta Force, una nuova azione sul filo del rasoio. Per sventare... L'oro. Come? Hai dimenticato l'oro. Una... Tino, non funziona! Prendi l'altro, l'altro, l'altro! Ma che state aspettando? Avanti, sparate! Oh, aspetta un attimo, sto a provare, scusa, Avanti, acchiappalo! Che sta succedendo? Pronto? Pronto? Qui si stanno ammazzando, appuntato! Abbiamo localizzato la provenienza della telefonata. Viene dallo scantinato del palazzo qui all'angolo. Dall'allarme, presto! Prendete l'ammazzate! Ha ucciso questo sparo davvero! Ah, figli di cane! Abbassi, mi sparo! Gli sei inceppata? Dai che mi ha ammazzato, dai, sbrigati! Becca di questa, pelato! Prendeteli, non lasciateli scappare! Là, da quella parte, da quella parte! Là! Di qua, presto! Farmi fesso quel deficiente. Dove sono quelle banche? Rovesciatele tutte! Sono sicuro che sono là sotto! Fate presto! Eccoli laggiù, stanno scappando! Non lasciamoceli scappare, le voglio fare a pezzi con le mie mani! Oh,
Vai dalla polizia e portala qui prima che sia troppo tardi. Dai, sbrigati, sbrigati, dai, voi! Dai, e che sono state a fare qui dentro pure con voi? E che sei stato a fare? Che ne sai, ci vai. Dai, sbrigati, sbrigati. Ah, ci sono, non sta qui. Guarda che... Come vuoi, guarda, guarda. Era aperto. E tu dici che quella c'è? Guarda come dici pure te che c'è. Oh, vediamo a Sione. Oh, Sione, Sione. Sono scomparsi! Proviamo di là! La sciarpa della ragazza, capo! Sono entrati nel parco! Andiamo dall'altra parte. Voi per quel viale, tu con me. Tu resta di guardia qui! Tutti nel parco. Se riusciamo a filarcela senza farci vedere, ce l'abbiamo fatta. Hai capito? Sembra facile quello che ha detto. Ma non ti preoccupare, ci sono io qua con te. Pronto, polizia? Sì, dovete correre subito al parco giochi. Sì, perché ci stanno quattro che corrono presso a tre. No, sette, sono quattro e tre. Scusa. No, dovete andare subito al parco giochi, perché ci stanno questi tre per qua. Ci stanno questi quattro che stanno correndo presto a questi tre. Ma comunque dovete correre, se no ci fanno correre a noi. Tu di qua. Proprio bene. Fabrizio? Eccomi. Facciamo una bella foto. Con cappello o senza? Senza, va. Tienilo bene dritto, così. Ecco, così mi piace. Mondez! Regione! Viva Italia! No, dovete fare presto. Sì, sono sette, quattro, no, non, sì, come dite voi, però fate presto, perché però è pericoloso. Sì, al parco gioco ci stanno quattro inseguite da tre. Ma no, 30. Ma come dite voi, basta, che correnza, sennò qui succede, non so che succede. Sono sette, sono 12. Non so quanto sono, correte al parco gioco, siete la e dovete correre, basta. Ah. Venite, li ho visti, sono lì! Eccoli! Andiamo!
forza, vieni con noi. E adesso ci racconti dove sono gli altri. Ma stiamo qua, butta sta. La gaspare! Via! Azione, tira la catena. Aiuto! Acqua, fuoco, aiuto! Aiuto! Adesso non mi scappi, picciotto! Sei fatto! Sei fatto tu se non butti la pistola! La polizia! Mi hai fatto correre per un'ora e mezza, mi hai fatto pure. Grazie, commissario, se non era per lei, due minuti ancora e saremmo tutti morti. Se non era per me, per te, perché io l'ho presa a questa. Portateli tutti al commissariato, mi dovranno spiegare molte cose. E vi fai gli sposi. Fai presto che dobbiamo andare in pizzeria. E viva gli sposi, l'ha già detto lui, che, va, per favore. Io? Sì, vabbè, dopo, ciao. Hai visto, signori, che hanno detto? Che purtroppo devi tornare al paese tuo perché non c'hai documenti regola. E questo, onestamente, a me mi dispiace molto. Anche perché, anche se tu non parli una parola italiano, a me mi piace. Io un pensierino ce l'avevo fatto. Viva Italia! Ma tu quando baci in tartaggi? Io? Scusa, che ne so, mica posso decidere io. Che ne so, che domande fai? Non la vedo da diverso tempo. Anna! Non la vedo da diverso tempo, ma sei diventato sordo. Ma sei diventato scemo, Anna, sta là. C'è Anna! È un'ora che te lo dico. Salve, mi posso presentare? Fabrizio Vaiella, investigatore privato. Oh. Io e lui, amico mio. Oh, ma davvero investigatore privato? Come mangi un piano? Nino, io volevo chiederti scusa. Non ho mai avuto fiducia in te e ho sbagliato. Ma d'ora in poi, ti prometto, farò di tutto per cambiare. Vedrai, sarà diverso. Come? Te lo giuro quanto è vera la Madonna. Io ci credo alla Madonna. Succede anche questo. 100 e 100, 200. Ti offro una bella pizza. Ma la vuoi tu? Napoletana. Ma. Ciao Nino, ti aspettavo. Come dice, scusi? Mi ha detto. Me. Nino, chi è questa donna? Che ne so io? Nino, voglio subito una spiegazione, voglio sapere chi è questa donna. Glielo spieghi lei, io non. Senti, anzi, guarda, questa volta non lo voglio nemmeno sapere, no, di te, non ne voglio più sapere. Ma che ho fatto io? Io e te abbiamo chiuso, Nino, addio. Anna, ma io non ho fatto niente. Anna! Hai conosciuto Nino, amico mio, è troppo forte. Rendimi i soldi, grazie. Nino, vedi sta amica mia, c'è un grosso problema. Lei e la sorella hanno combinato un inficio clamoroso! Gli serve la nostra agenzia, gli dobbiamo dare la mano. No, eh. Come no, sì. No, no, no. Nino, mi sono innamorato come ho visto. No. Sì, Nino. Non è possibile. Anni, questa è la volta buona, te lo dico. Ma posso dirci una cosa? Certo. Vaffanculo!